Grazie Presidente. Le politiche di promozione dei diritti umani passano innanzitutto per i poteri effettivi di politica internazionale che questa Unione Europea, della quale questa Unione Europea si dota. Purtroppo, troppo spesso, come anche il rapporto che abbiamo approvato all'unanimità in Commissione sottolinea, troppo spesso la politica europea è in realtà politica degli stati nazionali ed è difficile avere una politica europea sui diritti umani quando gli stati nazionali fanno così tanto pesare i propri interessi nazionali. Però è anche vero che quando c'è la volontà politica, e a volte la si conquista anche grazie a questo Parlamento europeo, che pure non ha poteri di politica internazionale, si riescono a fare dei passi avanti importanti. Vediamo sulla pena di morte, tre risoluzioni di questo Parlamento europeo hanno alla fine un po' trascinato e un po' convinto una posizione europea importante per la moratoria sulle esecuzioni capitali conquistata a dicembre alle Nazioni Unite a New York. O vediamo come questo Parlamento ha proposto una politica europea sulla questione Tibet con la risoluzione che abbiamo approvato nella scorsa sessione. E esistono anche degli strumenti di diritti umani, ma troppo spesso l'Unione Europea non rispetta la propria stessa legalità. Noi abbiamo clausole sul rispetto dei diritti umani in tutti i nostri accordi di cooperazione, eppure non abbiamo dei meccanismi efficaci di monitoraggio, di sospensione temporanea, perché quelle clausole davvero consentano di affermare il rispetto della democrazia nei paesi terzi. Noi molto spesso come Europa in questi anni abbiamo criticato gli Stati Uniti d'America perché la via di promozione della democrazia attraverso lo strumento militare si è rivelata inefficace. E questo è vero. Però è anche vero che noi dobbiamo dotarci di strumenti alternativi. Non basta dire che le armi non funzionano, perché sennò cediamo nella tentazione pacifista, neutralista, diciamo semplicemente, che rischia di essere oggettivamente utile per i dittatori. Allora, l'arma che noi abbiamo individuato, che in questo rapporto si dice esplicitamente, e mi spiace davvero che in realtà ci sia un emendamento del gruppo socialista che vuole cancellare questa parte, è l'arma della non violenza. La non violenza gandhiana come strumento politico, non come richiamo folcloristico. Non violenza fondata sul diritto, fare vivere il diritto, la vita del diritto per il diritto alla vita, fondata sulla conoscenza. La non violenza è anche una tecnologia. E allora noi in questo rapporto proponiamo che il 2010 sia nominato anno europeo della non violenza, che l'Unione Europea promuova, la Commissione e il Consiglio, gli strumenti della non violenza aiutando i dissidenti, una politica attiva, aiutando le opposizioni democratiche. Questo è fondamentale per non rimanere semplicemente a una difesa formale dei documenti, dei testi per i diritti umani, ma per fare vivere davvero i diritti umani nella realtà delle dittature e delle non democrazie. Grazie Presidente.